Si parla tanto di bene comune e bene della città. Io credo che da quelle poltrone, a prescindere dalla nostra posizione politica, abbiamo tutti un po' che so amici, abbiamo tutti parenti, e non credo che ognuno di noi comunque vuole il male di questa classe operaia. Sono convinto però che ognuno di noi, in qualità di consigliere comunale, si deve assumere delle responsabilità, non in merito alla questione, perché manca per noi il fatto che loro possono retribuire giustamente un loro diritto, che sono le loro retribuzioni. Dobbiamo assumerci delle responsabilità con i nostri riferimenti politici. Sicuramente non è il modo migliore, a mio parere, scappare dal Consiglio Comunale. Io sono abituato ad assumermi delle mie responsabilità, sono abituato nella vita ad affrontare tutti i problemi, nel bene e nel male, piaccia o non piaccia. Ci sono persone che decidono di non fare il consiglio comunale per solidarietà ai lavoratori del lato Bellice Ambiente, ma continuano ad andare in commissione consigliare, e allora c'è qualcosa che non va. O uno è solidale sempre e non va nelle commissioni consigliari e bloccano le attività politiche, o altrimenti fanno sia le commissioni che i consigli comunali. Quindi non ci prendiamo in giro. Se decido di non partecipare ai lavori di consigliere comunale, non devo andare neanche a svolgere il ruolo di commissione. Io capisco, è bello uscire dall'aula, è bello dire che sono dalla parte del cittadino, perché io non sono dalla parte dei lavoratori della Bellice Ambiente, ma perché lo devo dimostrare adesso. Quante volte ho chiesto il Consiglio Comunale aperto sulle problematiche della Bellice Ambiente, che ha un nome e cognome, Foggia Francesco, in questi 7 anni. Mica manca la mia firma qua per dare i soldi a questi lavoratori, non manca la mia firma. Ognuno si deve assumere le proprie responsabilità. C'è un'amministrazione che porta una tesi, ci sono gli operai o chi gestisce l'altro Bellice Ambiente che portano un'altra tesi. E allora cosa bisogna fare? Scappare dal Consiglio Comunale? Non ci sto. Allora bisogna assumersi delle responsabilità, e parlo col Partito Democratico, che venga in Consiglio Comunale e dà le soluzioni, perché si trova al governo regionale. Gli dicono di nominare un commissario. Nominare un commissario e vediamo se possiamo risolvere questo problema, perché il vostro obiettivo non è che la politica sfugge da un vostro problema, il vostro problema è che la politica deve affrontarlo e cercarlo di risolverlo. Pure io sono capace di andarmene oggi, e cosa abbiamo fatto? Niente! Ora noto, naturalmente si parla di gestione del lato. Io non parlo solo di questa gestione, e io sono stato anche negli anni passati. Quando è nata l'Ato Belice? Ci sono amministratori che hanno patteggiato alcuni problemi. Allora qualcosa c'è che non va. Sicuramente non ha patteggiato il consigliere Foggia. Altre persone che hanno istituito l'Ato Belice, che hanno amministrato l'Ato Belice, hanno patteggiato. Certo, il problema è adesso, dobbiamo 6 mesi, gli dobbiamo dare 6 mesi. Come fare, ragazzi? Ditemi voi, consiglieri, amministrazione, ditemi voi, cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? A prescindere tutto, che i 6 mesi, da quello che io so, li deve retribuire l'Ato Belice Ambiente. Noi siamo una partecipata, al 100%. L'amministrazione dice che è in credito, diciamo, con l'Ato Belice. O io dico semplicemente Partito Democratico, i consiglieri che sono usciti, cosa dobbiamo fare? Ditemelo voi, andiamo tutti a Palermo?
forse è la migliore cosa. Andiamo a Palermo con gli operai della Tobellice Ambiente, invece di venire qua e farci la scopa con gli operai, invece di venire qua e essere solidali nel parlare, nelle chiacchiere, facciamo i pullman e andiamo tutti a Palermo. Qual è il problema? Andiamo tutti da Crocetta e vediamo se risolviamo questa problematica in maniera seria. Consigliere Foggia, vada avanti. Naturalmente io devo anche attenzionare la riunione di capogruppo che si è fatta, perché in base anche a quello che si dichiara dobbiamo essere anche conseguenziali a quello che si è affermato nella riunione di capogruppo, e abbiamo detto per il bene della collettività, per non creare altri disagi, perché come è giusto che loro rivendicano uno stipendio, ci sono anche ditte, come abbiamo fatto in passato a votare anche dei debiti fuori bilancio per la Bellice Ambiente, ci sono altrettanto ditte che rischiano il fallimento. Allora facciamo una catastrofe, che dite? Non votiamo i debiti fuori bilancio? E questo è senso di responsabilità? Oggi abbiamo questo problema. Tra 5-6 mesi, nella speranza che si risolva questo problema al più presto possibile, abbiamo un problema dei precari. Dei precari, degli articolisti. Ferma, Presidente. Un problema che il Partito Democratico 7 anni fa poteva risolvere con la legge Prodi. Con la legge Prodi. Ora ci troviamo, dopo magari aver risolto questo problema, tra qualche 5-6 mesi, ad affrontare un problema con 180 padri di famiglia, tanto quanto come sono loro. E come lo risolviamo? Come lo risolviamo? Naturalmente al loro interesse e al loro problema. Io guardo il problema di tutti, però, di tutta la collettività, di tutta la città. Risolviamo questo problema, poi l'altro problema come lo risolviamo? Favore pubblico, pubblico. Consigliere Foggia, vada avanti con il suo intervento. Pubblico, per favore, per favore. Pubblico, per favore. Naturalmente io mi assumo per... Chi parla si assuma anche le sue. Dico semplicemente che io ogni cosa ci metto la faccia. Consigliere Foggia, vada avanti. Troppo semplice. Pubblico, per favore. Troppo semplice è scappare da Godardi. Grazie.